tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Finisce contro un'auto in sosta e distrugge un muretto. Fanese rintracciata e multata dai vigili urbani. Lavoro nero e locali sequestrati. I carabinieri e il personale dell'ASUR denunciano i gestori e il titolare dell'azienda. Centro civico a Gimarra, dopo anni di stallo, il comune ne diventa proprietario e sblocca il cantiere. Rifiuti e giocattoli abbandonati nelle spiagge fanesi, la segnalazione di una telespettatrice che chiede maggior pulizia. Cucina del futuro e Big Chef televisivi, prende il via ad Acqualagna la 52esima fiera nazionale del tartufo bianco. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con un caso risolto dai vigili urbani di Fano che martedì scorso hanno ricevuto una telefonata da alcuni residenti di via Pergolesi in zona Lido che si sono svegliati con una amara sorpresa, una lancia Y e un muretto di recinzione distrutti. Nella notte infatti si è verificato un incidente, ma la persona che ha provocato questi danni anziché fermarsi si è data alla fuga. A questo punto è stato fondamentale l'intervento dei vigili urbani che hanno preso in considerazione diversi fatti. In fondo alla via c'è una svolta obbligatoria verso Pesaro. Il mezzo che è uscito di strada non poteva essere di piccole dimensioni e per l'impatto doveva aver riportato dei danni anche il veicolo stesso. Su queste basi la polizia locale ha rintracciato in una carrozzeria della zona un Porsche Cayenne ammaccato. Da lì sono risaliti alla proprietaria, una fanese di mezza età, che una volta contattata ha ammesso le sue responsabilità, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. La donna, oltre a dover pagare i danni provocati a residenti di via Pergolesi, è stata sanzionata con una multa di circa 300 euro per aver creato appunto un incidente, in questo caso senza feriti, e per non essersi fermata a scambiare i dati con gli altri proprietari. Il caso si è potuto risolvere in poche ore grazie all'intuito e alla rapidità dell'intervento degli agenti della pattuglia del reparto infortunistica di Fano. I carabinieri invece sono intervenuti a Serra Sant'Abbondio e a Cantiano, dove hanno scoperto 14 lavoratori in nero e sospeso l'attività di due locali. Un'operazione a contrasto del lavoro sommerso. È questa l'attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri insieme al personale dell'ASUR di Urbino, che dopo un'indagine hanno eseguito un'ispezione in un locale del comune di Serra Sant'Abbondio. L'intervento è avvenuto all'interno di un nightclub, dove sono stati riscontrati ben 10 lavoratori in nero su 11 presenti. La manodopera irregolare era quindi del 90% rispetto al personale trovato al momento del controllo. Così per l'azienda è stata disposta la sospensione dell'attività. Poi, dopo ulteriori attività investigative dell'arma di Cantiano, è stata sottoposta ad ispezione anche un'altra sede della stessa ditta. Qui sono stati scoperti 4 lavoratori in nero su 5 presenti. Di conseguenza è scattata la seconda sospensione. Inoltre i militari e il personale dell'ASUR hanno denunciato all'autorità giudiziaria il titolare dell'azienda e i gestori dei locali per gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri infatti hanno proceduto al sequestro preventivo di entrambe le sedi ispezionate. Fra l'altro il primo locale era già stato sospeso il 21 ottobre scorso e quindi non solo aveva riaperto senza rispettare il provvedimento, ma non aveva nemmeno messo in regola i lavoratori. Le sanzioni che sono state elevate sono di un totale di 50.000 euro, mentre le multe per le violazioni sulla sicurezza ammontano a 30.000. I militari proseguiranno l'attività per accertare ulteriori violazioni. E adesso passiamo alle vostre segnalazioni che oggi ci hanno portato nelle spiagge di Gimarra, spiagge che dopo la stagione balneare sono piene di rifiuti e di giocattoli. Servizio di Filippo Pucci. In tutte le stagioni dell'anno il mare rimane sempre un punto di riferimento per chi vuole camminare, catturare alcuni scorci con la propria macchina fotografica o chi vuole andare a pescare.
Non lo è stato sicuramente però per una nostra telespettatrice che ha segnalato alla nostra redazione dei punti della spiaggia fenese in zona Gimarra con alcune criticità. È uno scempio, giocattoli di plastica ovunque, gonfiabili, bombolette, pezzi di polistirolo e rifiuti vari dappertutto, in balia del vento e del mare. Mi chiedevo, ma le concessioni sono solo per i 4 mesi estivi? Chi pulisce? Questo è il messaggio arrivato al nostro numero 338 49 68 250 che indigna il bellissimo luogo del nostro mare. In effetti non sono pochi i giocattoli rimasti abbandonati, alcuni arrivati anche al mare, sicuramente per il forte vento dei giorni scorsi. Le concessioni hanno chiuso e protetto con sacche di sabbia e muri contro le mareggiate di questo inverno, ma non hanno perso neanche 10 minuti per raccogliere tutti quegli oggetti, continua ancora la signora. Ci vorrebbe dunque un riguardo in più e magari anche maggiore pulizia. Che si intervenga presto prima che tutto vada a finire in mare o lungo la ferrovia. E continuano i successi dell'Ufficio Europa del Comune di Fano. Questa mattina ha preso il via la Mediateca Montanari, il progetto dedicato all'era digitale. Un'occasione anche di confronto con altri paesi europei. Sentiamo. Ovviamente al benvenuto. Sta ottenendo ottimi risultati il lavoro dell'Ufficio Europa del Comune di Fano, che si apre sempre di più al continente europeo con l'organizzazione di scambi interculturali e nuovi progetti. Nella mattinata di oggi, a seguito di una conferenza stampa alla Mediateca Montanari, è stato lanciato il programma Erasmus Plus e il progetto Hand in Hand, mano per mano in inglese. Saranno Finlandia, Danimarca e Polonia i 3 paesi con cui Fano potrà confrontarsi sui temi della digitalizzazione applicata ai servizi di biblioteche e mediateche, nonché nella formazione permanente nell'ottica di avviare uno scambio proficuo tra biblioteche ed enti di formazione. Oggi per 2 giorni la nostra città ospiterà, a partire da questo primo appuntamento alla Mediateca Montanari, delegazioni della Polonia, della Danimarca, della Finlandia nell'ambito di un progetto europeo che ci porterà nel corso dei prossimi mesi ad approfondire e sviluppare sinergie e progettualità attraverso l'Europa proprio sul funzionamento delle biblioteche pubbliche. È un appuntamento quindi importante per la nostra città e anche un ulteriore traguardo per i nostri servizi bibliotecari. Semplice domanda dove comunque andiamo effettivamente a sondare. E nel Consiglio Comunale di ieri è stato approvato il piano di lottizzazione per la realizzazione del comparto edilizio a destinazione mista in località Gimarra, che prende il posto dell'ex colonia Tonnini. L'atto che abbiamo approvato, spiega Laura Serra, capogruppo lista civica Noi Città, permette di proseguire i lavori arrivando alla conclusione dell'opera. Grazie a un accordo con il curatore fallimentare e le stime degli esperti, si è valutato il valore delle opere costruite in 440.000 euro, pari alla cifra dovuta dalla Polo Holding al Comune per la cessione delle aree sulle quali è stato impiantato il nuovo edificio. È una risposta concreta che i cittadini di Gimarra attendono da tempo, conclude Serra, e un'attenzione alla vita di questo quartiere che finalmente potrà avere spazi di aggregazione e socializzazione moderni, nuovi e adeguati. E sempre nella sala del Consiglio Comunale, domani alle ore 17.30 si terrà l'incontro intitolato Genova G8 2001, quella volta che spezzarono le ossa ai sogni. All'evento parteciperà Lorenzo Guadagnucci, giornalista e scrittore che si trovava all'interno della scuola Diaz durante l'assalto della polizia e che ha poi seguito anche tutte le vicende giudiziarie. Fra l'altro, proprio oggi la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha comminato una nuova condanna all'Italia per le torture inferte dalle forze dell'ordine nella caserma di Bolzaneto e per non avere poi condotto un'indagine efficace. Cambiamo argomento, adesso ci spostiamo ad Acqualagna, dove domenica prende il via la 52esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Acqualagna, si sa, da ormai diverso tempo è la capitale del tartufo. Questo luogo infatti detiene il primato italiano della vendita del tubero più pregiato, patrimonio fondamentale dell'economia e della cultura gastronomica dell'area. Qui si concentrano i 2/3 della produzione nazionale destinati ai luoghi più lontani e diversi del mondo.
Ed è per questo che anche quest'anno torna la 52esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, con inizio domenica 29 ottobre per poi proseguire l'1, il 4, 5, 11 e 12 novembre. Domenica 29, cioè all'apertura, presenteremo quella che sarà la novità del futuro anche legata al tartufo e all'acquaragna, il primo museo del tartufo del nostro territorio, dove verrà allestito nel Palazzo del Gusto. Quindi lo illustreremo, faremo vedere con alcune slide quello che sarà un po' il centro poi della promozione turistica e territoriale di Acqualagna, legata appunto al prodotto principale e all'enogastronomia in generale. Altrimenti la manifestazione è quella di sempre, tradizionale, da 52 anni a questa parte, dove il tartufo è protagonista, anche in stagioni un po' avare come quest'anno, ma dove la qualità comunque è veramente buona. Poi il rapporto con il bosco circostante, insomma, cercare di far capire sempre di più al turista dove nasce il tartufo. Più di 100 eventi, tantissimi stand, i prodotti tipici e poi il salotto da gustare. Tanti eventi, invito a vedere il sito del Comune di Acqualagna, www.acqualagna.com. E la satira arriva nella città di Fano con una mostra di vignette e fotomontaggi dei più amati autori e autrici di satira politica locale: Giorgio Panaroni, Mauro Chiappa, la sirena della satira e rimarchevole blog. L'evento è stato intitolato Fanopoli e, visto che non c'è un luogo reale che accolga la satira senza censure e compiacimenti a chi conta, si legge in una nota degli organizzatori, il materiale verrà non solo pubblicato sul web ma anche esposto all'info shop di via Giovanni da Serravalle 16 a Fano. La mostra sarà curata da femminismi.it e Alternativa Libertaria Fano. Sarà possibile visitarla dalle 17 alle ore 21 di sabato 28 e domenica 29 ottobre. Adesso passiamo allo sport con una fanese in maglia azzurra. Si tratta di Elena Eusepi, classe 2000, portiere dell'Eta Beta, società satellite del Flaminia Fano nel campionato regionale di Serie C, che è stata convocata nella nazionale Under 17 di calcio a 5 femminile. La chiamata è in vista del raduno delle nazionali Futsal Under 17 maschile e femminile e della partecipazione ai tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici Giovanili Buenos Aires 2018. Elena sarà a Roma il 29 ottobre per 2 giorni di allenamenti, per poi partire alla volta del Portogallo, dove sfiderà l'Azerbaigian, l'Ucraina e il Portogallo. Un motivo di orgoglio per la società fanese, per il presidente Giacomo Grandicelli, la dirigenza e tutto lo staff. E prima di chiudere il telegiornale questa sera vogliamo fare gli auguri a Silvio Dolci e Maria Gagliardi, che oggi festeggiano ben 60 anni di matrimonio. L'amore e la grinta, dicono i familiari, gli hanno fatto superare ogni ostacolo. Auguri dunque per queste nozze di diamante dalle figlie Rita, Adria, Patrizia e Ornella, dai generi, nipoti e pronipoti, che ringraziano Silvio e Maria per avergli trasmesso, dicono, i veri valori della vita. Ovviamente auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco andrà in onda una nuova puntata di Box, poi In cucina con lo chef e una sfilata di moda che si è svolta a Calcinelli, organizzata dal negozio 39 metri quadri. Vi voglio ricordare anche l'appuntamento tanto atteso previsto per domani sera con il film Gli Sbancati, che andrà in onda in esclusiva qui sul canale 17 di Fano TV. Quello che invece fra poco vedrete in sovraimpressione, il numero di telefono che potete salvare nel vostro cellulare, eccolo qua, è per inviarci tutte le vostre segnalazioni. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani. Buona serata.